L'ascito grande di Nietzsche forse non si misura ancora su questo aspetto, si misura sulla critica fondamentale alla disciplina. Le obiezioni che lui muove alla disciplina quando essa è intesa in senso appunto un po' troppo strumentalmente storicistico o antiquario, cioè una filologia che si riconosce soltanto nell'accertamento dei fatti e non nella loro valorizzazione, una filologia che non si incarica più di decidere se una cosa sia bella o brutta, ma soltanto come siano andate le cose, no? Quindi è la critica fondamentalmente allo storicismo, che troviamo in moltissime pagine di Nietzsche, che troveremo poi più avanti. Ecco, allora, questa lezione di Nietzsche rimane validissima, cioè rimane la lezione che impone al filologo di considerare sempre l'obiettivo del suo studio, che non è soltanto il conoscere il conosciuto, no? Come appunto, per riprendere la formula di Burke, ma si pone il problema della produzione di qualcosa di nuovo. Quindi, diciamo, è questa la grande lezione che una lezione... Una lezione urticante, una lezione scomoda. Nietzsche è, dal punto di vista filologico, è un'ombra inquieta ed inquietante per i filologi di ogni tempo, perché li costringe a ripensare sempre al proprio mestiere, a partire da un collega, a rigore era un professore universitario, a partire da un collega che a un certo punto ha lasciato la cattedra. E dunque davvero implica in certo modo una sorta di autocoscienza della disciplina. E Nietzsche era convinto, sono due frammenti giovanili che forse giova menzionare perché orientano bene, era convinto che la scienza, tutta la scienza dovesse servire al prossimo. E questo è il punto fondamentale. Ricordati sempre che anche nel mondo scientifico l'imperativo è lavora per il prossimo. Dunque l'obiettivo è chiedersi a che cosa serve la filologia per il prossimo. Dunque, queste domande non sono aggirabili, anche nell'esercizio quotidiano, con la sua inevitabile tecnica, la sua inevitabile standardizzazione della disciplina, queste domande sono fondamentali e Nietzsche le ha portate a un punto di rottura. Da questo punto di vista la sua lezione rimane sempre valida. Alla domanda come si aiuta il prossimo con la filologia, Nietzsche non dà esattamente una risposta in quelle pagine, però si vede che l'argomento continua a tormentarlo. Tra l'altro giova forse anche precisare un aspetto. Lei giustamente ha ricordato che fino a un certo punto noi consideriamo Nietzsche filologo, poi lui scende dalla cattedra, come lo invitava a fare Wilamowitz, e quindi diventa filosofo. E per noi, tutto sommato, le due dimensioni sembrano apparentemente distinte. E Nietzsche, oggi noi lo consideriamo un filosofo che ha fatto per un certo numero di anni il filologo. Ecco, questa visione andrebbe forse un po' smentita, un po' movimentata almeno, perché a rigore lui continua ad operare filologicamente all'interno del pensiero filosofico, anzi ci si potrebbe chiedere che cosa ci sia di filologico nella sua dimensione filosofica. Allora, in questa lunga riflessione che impedisce tutto sommato davvero di mettere un taglio netto, e questo taglio di solito coincide sempre con la nascita della tragedia, appunto si dice questo è il punto di rottura, sì e no, perché lui continua a scrivere opere filologiche pleno iure anche dopo il 72 e a far lezione ancora per 7 anni, quindi diciamo questa periodizzazione va un po' ripensata. Ad ogni modo, in questa riflessione continua sul senso della filologia, sul senso dello studio, sul senso della scienza e della storia, perché poi tutte queste dimensioni si intersecano, ci sono pagine degli anni Ottanta in cui Nietzsche, quindi il Nietzsche pienamente maturo, in cui Nietzsche, diciamo, introduce un aspetto che a me sta sempre molto a cuore, cioè la filologia come ricerca inesauribile del vero. E questo è il punto fondamentale. Nietzsche ragiona attorno al concetto di egoismo. L'egoismo è l'amore di sé in termini appunto viziati ed eccessivi. Ma qual è, lui osserva, il contrario dell'egoismo? Ecco, il contrario dell'egoismo non è l'amore degli altri, non è l'amore per gli altri. Il contrario dell'egoismo è l'oggettività. Allora, il compito fondamentale del filosofo, del filologo, del pensatore, non è opporre a una visione individuale la visione degli altri, ma cercare la visione neutra, no? Dunque, la vera opera del filologo
è quello di trovare la verità. Forse mi sono appuntato una frase che forse giova citare. L'egoismo estremo non ha il suo opposto nell'amore per gli altri, bensì nella visione neutrale e concreta. La passione per il vero, di Leidenschaft, di Gaspare, la passione per il vero, a dispetto di tutti i riguardi personali, di tutte le cose gradevoli e sgradevoli, è la più alta e perciò finora la più rara. Forse a quella domanda, come può il filologo servire il prossimo, Nietzsche risponderebbe accertando la verità. Nel momento in cui il filologo si pone il compito di accertare la verità, svolge un ruolo, parrebbe il più alto, per il prossimo. Il rapporto per Nietzsche che esiste tra filologia e filosofia, anche se bene o male è un po' emerso già da quello che ha detto. Terrei valido quanto appena detto, cioè dobbiamo evitare di considerare le due anime come separate o come come l'anima filosofica, una sorta di evoluzione di quella filologica. Secondo lo schema per cui egli sarebbe stato filologo fino a un certo momento, poi ci sarebbe stata una sorta di conversione alla filosofia, o se vogliamo un abbandono della filologia, per approdare a una natura diversa. È uno schema, se ci pensiamo, che noi applichiamo già con Leopardi, no? Leopardi sarebbe stato filologo, poi filosofo, poi poeta. Tra l'altro Leopardi era amatissimo da Nietzsche, uno dei primi a capire il valore filologico di Leopardi. No, il rapporto è più complesso, è più intricato e rimonta proprio ai suoi anni giovanili. In alcuni appunti autobiografici degli anni 60, veramente quando aveva 23-24 anni, il nostro Nietzsche osserva che accettare di compiere studi filologici è stato per lui una sorta di contrappeso. Cioè, guarda, è una definizione, devo dire, appunto, ancora una volta un po' limitante della filologia. C'è la natura artistica che lo guiderebbe verso altri orizzonti, ma lui sente la necessità di dare a questo istinto un contrappeso, cioè una riflessione pacata, strutturata, fredda, usa spesso questo aggettivo, freddo. La filologia è una sorta di esercizio di raziocinio che raffredda gli istinti. Sembra una scelta, come dire, non solo sofferta, ma che implica una rinuncia. In un'altra stagione farò cose diverse, ora devo passare attraverso questa istituzione. E di fatto un po' è avvenuto così. Però, diciamo, si ha l'impressione che il rifiuto della filologia da parte di Nietzsche non sia tanto il rifiuto della filologia in pro della filosofia, ma il rifiuto di quella filologia che egli condannava, una filologia appunto, noi diremmo oggi, storicistica, tecnica, accademica, che lui provava a innovare, a rivoluzionare, e il libro sulla nascita della tragedia avrebbe voluto avere questo obiettivo, ma non c'è riuscito, allora prende atto di operare in un sistema accademico che non corrisponde al suo ideale di filologia, dunque lo lascia. Dunque egli non lascia la filologia per la filosofia, ma tenta di produrre una nuova filologia attraverso il suo pensiero filosofico. Allora, io credo che il piano su cui meglio forse si possa misurare l'impianto filologico della filosofia di Nietzsche sia l'aspetto ermeneutico. Mi avventuro in campi che non mi competono direttamente, però diciamo sono abbastanza convinto che sia quello l'aspetto in cui meglio si misura l'interazione tra il Nietzsche filologo e il Nietzsche filosofo, a partire da due principi che forse giova a ricordare. Nietzsche di fatto approda fondamentalmente a un'idea ermeneutica per cui si possono dare tante interpretazioni del mondo quanti interpretazioni di un testo si possano dare. Interpretare il mondo è come interpretare un testo. Le possibilità ermeneutiche sono le medesime, dunque l'esercizio della filologia implica, nell'interpretare i testi, abituarsi e condizionarsi nell'interpretare il mondo. L'altro aspetto che inerisce proprio alla critica, all'ontologia di Nietzsche, è appunto l'idea di una filologia antimetafisica. Cioè, Nietzsche sembra depotenziare ontologicamente l'oggetto per poter arrivare alla conclusione che l'oggetto sussiste soltanto nell'interpretazione che se ne può dare.
ontologicamente di per sé non è autonomo, non sussiste, c'è un depotenziamento dell'ontologia, Nietzsche è molto noto, che appunto finisce per trasformare l'ermeneutica come disciplina chiave, cioè l'oggetto non sussiste in sé, ma sussiste nell'interpretazione che ne si può dare. Questo è palesemente il debito di un lunghissimo tirocinio filologico sui testi in cui il Due ha dovuto prendere atto dell'esistenza di possibili infinite interpretazioni di un diverso testo, come di un possibile infinita interpretazione di un diverso oggetto del mondo. Dunque l'interpretazione finisce per scalzare l'ontologia. L'idea che ci sia, come posso dire, un'idea antimetafisica della filologia è particolarmente evidente, cioè, mi pare, e questo è forse uno degli aspetti in cui più si vede l'interazione. Da ultimo direi che Nietzsche, forse questa è la formula finale che risponde anche a una delle sue domande sul senso della disciplina che Nietzsche ci dà, Nietzsche è riuscito a trasformare la filologia, come posso dire, nella critica della cultura. Questo è fondamentale. Cioè, Nietzsche ha fatto della filologia il punto d'appoggio per una critica complessiva della società e della cultura. E questo naturalmente lo ha trasformato anche in una voce molto corrosiva nei confronti della filologia. Mentre criticava la storia e lo storicismo, criticava un intero mondo culturale, soprattutto, ed è un aspetto che non mi pare forse valorizzato abbastanza negli studi su Nietzsche, dopo la guerra. La guerra che lui ha vissuto, no? La guerra del 70, ha vissuto come volontario, come infermiere, da cui è tornato sconvolto fisicamente e psicologicamente, e che lo ha portato a riflettere in maniera sempre più critica sull'idea di germanesimo, di cultura tedesca, del ruolo che la Germania si dava nel mondo, e la filologia era perfettamente inerente a questa dimensione. Dunque l'aspetto storico-politico, l'aspetto filosofico mostrano facce diverse della sua critica alla filologia che a mio parere vanno ancora valorizzate.